fare oggetti oggi significa avere anche una coscienza, no? Proprio sulle quantità, non solo su come le si usano, ma sulle quantità. Quindi bisogna fare oggetti dove ci sia meno materiale, dove ci sia una forte anche progettazione, una raffinatezza anche nella progettazione. Abbiamo lavorato su delle forme, ecco, sono delle forme che si sentono leggermente, direi, e che quindi identificano il prodotto, lo rendono diverso. Ci siamo resi conto che si poteva lavorare su un apparecchio per l'illuminazione che avesse proprio questa, partita da questa idea di rendere il più diffondibile, il più piana, più orizzontale possibile questa luce. Il microprisma è un microprisma puntuale, quindi non è un microprisma, diciamo, rettilineo, l'idea di diffusione della luce, quindi non è una diffusione per linee, ma è una diffusione per punti, e quindi questo dà alla luce una percezione diversa. Credo che con questo tipo di prodotto si riesca a mantenere un basso livello di consumo, ma al tempo stesso anche dare una luce confortevole e, diciamo, valoriale, ricca. Io penso che in qualsiasi attività umana ci sia la necessità di un'espressività. Espressività naturale è un'espressività che ci rende l'oggetto più vicino, che lo rende meno artificio, no? E quindi c'è questo tentativo, se vuoi, di naturalizzare l'artificio. Questo oggetto ottiene questo risultato di essere riconoscibile, ma al tempo stesso è un oggetto che si può integrare a qualsiasi tipo di interno e di architettura.